Ciao a tutti, eccomi qua per parlarvi di un altro romanzo, di un thriller, scritto in questo caso da un'altra signora del giallo inglese, P.D. James, ovvero Phyllis Dorothy James. Per prima cosa però voglio ringraziarvi per essere qua e grazie. E anche voglio invitarvi a iscrivervi al canale perché lo sapete, questi canali funzionano solo se la gente si iscrive. Quindi, se quello che vi racconto vi piace, vi prego di iscrivervi. Grazie davvero. Adesso partiamo con il romanzo. Allora, come al solito, quando mi vedete abbassare la testa è perché ho gli appunti. Passiamo all'ispettore Dalglish. Chi è l'ispettore Dalglish? Ve lo dico dopo in realtà. Quello che voglio dirvi è che sono rimasta a lungo indecisa a scegliere tra il primo dei suoi romanzi, quello che ha reso la James famosa, Copritele il volto, o il romanzo della serie, perché è una lunga serie di romanzi, la scrittrice è stata attiva fino al 2014, quando poi è mancata, che a me era piaciuto di più. E alla fine ho scelto, lo potete immaginare, per quello che mi è piaciuto di più, ovvero Brividi di morte per l'ispettore Dalglish. Dalglish, che si chiama Adam. Ho il sospetto che ci sia un legame tra questo Adam, che è antecedente come personaggio, e un altro Adam nella serie di una scrittrice francese che si chiama Vargas, di cui non so se vi parlerò, l'ho amata moltissimo, ma insomma vedremo. Probabilmente vi presenterò qualcosa anche di questa scrittrice qua. Allora, l'ispettore Dalglish in questo romanzo deve indagare su un delitto in particolare che è avvenuto a Combe Island, un'isola immaginaria posta in Cornovaglia, al largo della Cornovaglia, nota per essere un resort di uomini facoltosi e soprattutto di politici, ambasciatori, quindi uomini di un calibro internazionale. E in quest'isola viene ucciso o si è impiccato, ma poi vedremo subito in fretta che è stato ucciso uno scrittore anch'esso di fama internazionale, addirittura candidato al Nobel, Nathan Oliver. Cosa posso dirvi senza rivelare nulla della trama? Posso parlarvi un pochino dei personaggi, no? Intanto il mondo politico londinese è in fibrillazione proprio perché lo scrittore è estremamente famoso, ma anche gli ospiti di questo resort posto su un'isola sono altrettanto famosi e conosciuti a livello internazionale. Ed essendo un'isola sono tutti sospetti perché chiaramente difficilmente può essere arrivato qualcuno da fuori a compiere questo delitto. Vediamo un attimo così i personaggi. Partiamo da Adam Dalglish. Adam Dalglish è un ispettore oramai avviato, questo romanzo si pone più o meno verso i 2/3 degli scritti, poco prima della fine, insomma, della serie dell'ispettore Dalglish. E cosa possiamo dire? È un uomo molto colto, è un uomo piuttosto saggio, non incline agli impulsi, meticoloso. Ha subito delle gravi perdite nella sua vita perché gli è mancata prima la moglie e poi il figlio. Adesso ha finalmente trovato, dopo anni di solitudine, un amore nella persona di Emma Lavenham. Il nome anche qui rimanda chiaramente a Jane Austen. Emma è una, in questo caso è un'insegnante di Oxford. E Dalglish non è solo uno dei più noti poliziotti della Polizia Investigativa Metropolitana, o MIT, londinese, ma è un
un poeta riconosciuto e a sua volta famoso come poeta. Poi abbiamo gli aiutanti. Chi sono gli aiutanti di Dalglish in questo romanzo? Gli aiutanti di Dalglish in questo romanzo sono due. Una è un'ispettrice, Kate Miskin, Kate Miskin, che viene da ha avuto un'infanzia difficile, povera, è un'orfana cresciuta dalla nonna e ha un grande desiderio di riscatto sociale e deve la sua carriera piuttosto luminosa all'interno della Polizia Metropolitana londinese, soprattutto alla sua forza di volontà e al suo impegno. E un sergente invece più bambinone, che però crescerà nel corso di questa inchiesta, un sergente che si chiama Benton, aspettate, adesso vi dico il nome completo, sono Francis Benton Smith, è più giovane, non sa bene cosa vuole dalla vita. È felice di essere un poliziotto della squadra investigativa. Perché? Perché gli piace vivere delle avventure e questa è l'occasione, andando a indagare sugli omicidi, per lui è l'occasione di vivere delle avventure rispetto a una vita piccolo borghese che si è costruito e da cui deriva. Altri personaggi importanti, interessanti di questo romanzo sono sicuramente la figlia della vittima, cioè dello scrittore Miranda, e diciamo il dipendente dello scrittore che fa da sempre l'editing di tutti i suoi romanzi, per cui è un uomo assolutamente indispensabile per lo scrittore, più ancora della figlia, e questo giovane che si chiama Dennis Tremlett, interessante, anche lui cresce all'interno di questa indagine. Poi abbiamo almeno un altro personaggio veramente particolare che è Mark Yelland, uno scienziato che è nel mirino degli animalisti e che cerca rifugio su quest'isola proprio per non essere raggiunto dal rancore di questi animalisti. Viene delineata una Londra complessa, un'Inghilterra complessa, multietnica, dove i valori etici cambiano velocemente o comunque si complicano. E la sfida di tutti questi personaggi è proprio quella, soprattutto dei giovani, di trovare il modo di crearsi un proprio spazio, di essere se stessi all'interno di questa società complessa. Non vi dico altro, direi che la finisco qui, spero di avervi fatto venire voglia di leggerlo e di conoscere questa autrice se non la conoscevate già. Posso dirvi perché mi è piaciuto, ma l'avete già capito, è proprio per lo spessore dei personaggi, perché viene usato lo schema del thriller per raccontare in realtà, l'animo umano in tutte le sue sfaccettature, soprattutto anche quelle più cupe, più nere, però alla Jane Austen, se volete. C'è di sottofondo questo amore tra Adam ed Emma, che rende tutto un pochino più dolce, più semplice, più empatico. Ecco, vi ringrazio, vi do appuntamento per domenica prossima, così ci facciamo gli auguri di Natale, visto che è il 24 di dicembre. Vi parlerò, come ve l'avevo promesso all'inizio dell'estate, vi parlerò di uno scrittore, sempre di gialli, Hakan Nesser, e vi parlerò di un giallo che si chiama Il caso G,
in cui si ritrovano per un breve momento i suoi due investigatori più importanti, che in questo giallo si ritrovano, c'è l'addio, diciamo così, del vecchio commissario Van Veeteren e l'introduzione di un nuovo ispettore di polizia che è il commissario Barbarotti, di origine italiana. Un abbraccio a tutti, vi ringrazio di avermi ascoltato, vi ringrazio di perdonare le mie incertezze, sto cercando di imparare e iscrivetevi, per favore, iscrivetevi. Grazie.